Ciao a te che ci segui da casa, da Giulia, Valerio e Fabrizio e da Costanza. Siamo pronti nella nostra rubrica di C'era una volta per inventare anche oggi una bellissima storia. Ho già in mente qualcosa, guardate un po' oggi Ina la borsina dov'è? Me la trovo proprio davanti perché ho nascosto sotto qualcosa. Prima di iniziare il nostro viaggio in compagnia di un simpaticissimo e piccolissimo personaggio, credo che sia il momento di concentrarci e dare il via alla fantasia con il nostro riscaldamento. Siete pronti? Sì. Sì. Testa sulla spalla destra, testa sulla spalla sinistra, gli occhi sono chiusi. Testa indietro, testa in avanti. Diamo il via alla fantasia. Diamo il via alla fantasia. Come vi dicevo, oggi ho voglia di viaggiare. Il protagonista del nostro viaggio, Ina la borsina, ti prego spostati. Grazie mille. Il protagonista del nostro viaggio è un piccolo coniglio a cui non ho dato in realtà ancora un nome, ora ci pensate voi. C'è un piccolo personaggio qui al centro che vuole compiere un viaggio. Non so ancora dove andrà, perché vorrà fare questo viaggio e chi conoscerà. Vedremo tutto adesso. Come si chiama, ragazzi, il nostro amico? Valerio. Ok, abbiamo il nostro coniglietto che si chiama Valerio, il quale ha deciso di compiere un viaggio. Guardate qui cos'ho. Se ricordate bene, anche nella scorsa puntata delle volte precedenti abbiamo utilizzato i nostri dadi che ho realizzato io con dei file che ho trovato su internet realizzati da una bravissima educatrice. Ho stampato questi dadi, li ho composti, li ho chiusi ed ecco per voi dei dadi. Questi qui sono dei dadi molto molto importanti perché sono magici e servono per inventare le storie. Pronti? Sì. Allora facciamo in questo modo, adesso li lancio io questi 8 dadi e poi ci pensate voi a metterli tutti in fila qui davanti. Ogni dado sarà una tappa del viaggio del nostro amico Valerio. Pronti? Via! Per favore vorreste metterli tutti in ordine? Ok. Oh, che bello! Quante idee! Oh, bellissimo! Ok, siete pronti? No! No. Un attimo. Ok, perfetto. Okay, siamo pronti. Perfetto. Allora, siamo pronti. Eccoci qui. Perfetto, siete pronti? Io vedo il primo dado che ci mostra, ve lo dico io perché è un po' difficile da vedere, ci mostra dei palloncini. Quindi mi piace pensare che il nostro coniglio inizi il suo viaggio appeso ad un palloncino. A dei palloncini che volano. Vola, vola, vola questo coniglietto e inizia il viaggio appeso ai suoi palloncini. Dove arriva? Su una navicella spaziale. Interessante, neanche a farlo apposta, è un viaggio vero. Perché il secondo dado ci mostra una navicella spaziale. Questo bel coniglietto, ovviamente con un palloncino dove può arrivare? Nel cielo. Nello spazio. E nello spazio, niente meno, cosa incontra? La navicella spaziale. Bene. In questa navicella spaziale lui fa amicizia con qualcuno. Chi incontra nella navicella spaziale? Gli alieni. Ma ditemi un po', mica sono cattivi questi alieni. Sono buoni. Buoni. Sono buoni. Beh, sono tanto buoni e simpaticissimi che hanno la forma addirittura di un pupazzo di neve. Beh, sì. Dovete sapere che nello spazio, nel pianeta che non c'è, esiste una navicella spaziale su cui gli alieni che vi abitano sono dei pupazzi di neve. Beh, non lo sapevi tu? Lo sapevate voi? No. Lo ha scoperto lui, il nostro bel Valerio. Beh, comunque, conducendo il nostro viaggio, sempre più avanti succede che sulla navicella spaziale il nostro coniglietto Valerio incontra dei pupazzi di neve alieni. Ecco, e qui inizia un bel discorso tra il coniglietto e il pupazzo di neve. Cosa si diranno mai? Ciao! Ciao! Ah, questa è la lingua del pianeta che non c'è, avete ragione. E poi cos'altro dicono? Buonasera! Buonasera! Allora, lui veramente avrebbe un po' di fame, quindi il pupazzo di neve cosa dà da mangiare a questo povero Valerio che viaggia da tanto? Cosa dà da mangiare? Oh! La torta di compleanno. Vero, giusto! Perché sul dado, il quarto dado, porta sulla sua facciata una torta di compleanno. Bene, ok, questo pupazzo di neve, che è un alieno dello spazio, del pianeta che non c'è, dà a mangiare a Valerio una torta di compleanno. Però poiché siamo nello spazio, inventiamo questa torta come sarà? Di
di pupazzi, tipo con musiche, assomigliano a questi alieni pupazzi. Ma è una torta buona? Sì. Sì, e soprattutto cosa porta questa torta? Le candeline. Porta delle candeline perché loro continuamente festeggiano il non compleanno. Il non compleanno ci ricorda qualche altra favola. Beh, noi prendiamo ispirazione, ma questo è un piccolo segreto tra di noi. Ok, loro festeggiano ogni giorno il non compleanno con questa torta e il nostro coniglietto Valerio è fortunato. Però a furia di mangiare torte e dolci decide di ripartire. Come riparte? Con un ombrello. Ah, e anche qui mi ricorda qualche altra favola. Vedete com'è bello prendere ispirazione dalle altre favole? Io qui ho davanti una bellissima scena tratta da un'altra favola, ma ce lo diciamo così tra di noi come segreto, perché il nostro coniglietto Valerio si aggrappa all'ombrello e comincia a volare nello spazio. Perché la quinta facciata del dado è un ombrello, non ve l'avevo ancora detto. Bene, vola vola con l'ombrello, dove arriva? Da un leone. Ah, dunque qui cosa succede? I leoni dove abitano? Nella? Savana. Abitano nella savana, quindi il nostro coniglietto Valerio dallo spazio al pianeta che non c'è, arriva di nuovo sulla terra e atterra sulla? Savana. Perché nella savana c'è? Il leone. Perché la sesta facciata dei nostri dadi porta proprio un leone. E oddio, questo leone non so, non mi sembra proprio bravo, però potrebbe anche essere un'impressione. Magari spalanca una bocca gigante, ma poi tanto cattivo non è. Infatti, questo leone cosa fa? Cosa dice quando incontra un coniglietto sperduto che scende dal cielo con un ombrello? Vogliamo fare amicizia? Vogliamo fare amicizia? Ah, quindi meno male, un leone buono. E poi cosa dicevi tu? E vorrei anche un libro. Ah, bravo, ti sei lasciato ispirare Fabrizio dai nostri dadi. Vorrei anche un libro, perché la settima facciata dei nostri dadi è un libro. E il coniglietto dice, sì, ma un libro di cosa? Io non so leggere, che libro posso mai darti? Il libro dei leoni. Il libro dei leoni? Ma io non so cosa sia. E allora è a questo punto che Valerio ha un'idea fantastica. Poiché lui non conosce i libri, decidono di... Scrivere un libro. Abbiamo capito il senso di questo viaggio di Valerio, il quale è partito con dei palloncini, è arrivato nello spazio con una navicella spaziale abitata dai pupazzi di neve che mangiavano torte di compleanno, partendo ancora da lì con un ombrello, atterrando nella savana dove c'era un famoso leone che voleva leggere storie. Abbiamo capito? Il coniglietto cosa voleva fare? Voleva scrivere un libro. Scrivere un libro, che è quello che vediamo qui sul penultimo dado. E in questa storia, cara Giulia, cosa poteva mai scrivere il nostro coniglietto Valerio? Un libro in cui venivano raccontate tante belle storie. E in primis la sua storia, quella che lui ha vissuto nel cielo. Per finire poi, e qui l'ultimo dado ci può dare un'ispirazione, per finire con dei racconti della terra. I racconti della terra e di come si può tenere pulita la nostra terra. Quindi, ricapitoliamo. Questa storia ha tutto un senso, che è quello cioè di... Viaggiare il mondo. Di viaggiare il mondo, ci fa capire com'è bello viaggiare il mondo, però poi dopo anche scrivere. Di poterne poi parlare e raccontarne in un libro. Bene, alla fine di questo viaggio del nostro coniglietto Valerio, che prima aggrappato dei palloncini, poi ad un ombrello, atterrato poi nella calda savana col simpatico leone, che titolo possiamo dare a questa storia? Il viaggio del coniglio Valerio. Il viaggio del coniglio Valerio in giro per il mondo. In giro per il mondo. Allora ci salutiamo così. Il viaggio del coniglio Valerio in giro per il mondo. Bene, anche oggi ci siamo divertiti. Ciao da Costanza, da Giulia, da Valerio e ciao da Fabrizio. Ciao!